Amici all'ascolto, buonasera ed eccoci con la nostra consueta trasmissione dentro la notizia e con i consueti ospiti illustri che vengono sempre nella nostra redazione. È il caso del sindaco della città di Patti, Mauro Aquino, con il quale è d'obbligo questa intervista, in quanto che sia per l'anno nuovo che ormai è iniziato da alcuni giorni, manca nello stesso tempo per gli ultimi fatti che stanno succedendo nella città di Patti, in positivo chiaramente e anche a volte in negativo, però sono sempre dei fatti importanti che dobbiamo discutere. Iniziamo con il fatto recentissimo dell'insediamento del commissario ad acta Daniela Leonelli e con la risposta immediata del Civico Consesso, il quale alla lettera di diffida ha subito risposto con la convocazione del Consiglio Comunale per domani, giorno lavorativo, cioè ovvero giorno 7 se non sbaglio. Sindaco, un suo commento prima su questa. No, l'insediamento del commissario è un atto dovuto, atteso la non approvazione del bilancio nei termini, insomma, entro la fine dell'anno. Mi fa piacere che il Presidente del Consiglio abbia scelto una data immediata sostanzialmente per la convocazione, perché questo consente di poter ripartire con il nuovo esercizio, il nuovo anno finanziario 2016 in maniera normale e meno traumatica possibile. Ecco, al proposito, ci vuole confermare, perché a tal proposito ho sentito alcuni pareri contrastanti sul fatto che almeno due finanziamenti si sono persi. No, ancora non sarei categorico. Ecco. C'è il rischio, e lo avevamo detto Certo. anche prima del 31 dicembre, che due finanziamenti potessero andare perduti, trattandosi di finanziamenti europei che, come è universalmente noto, vanno impegnati entro il termine perentorio del 31 dicembre 2015, ormai purtroppo trascorso. E così come ho pure detto, l'amministrazione farà di tutto, così come di tutto ha fatto per ottenerli, per evitare l'arrivo, che è quindi un grave danno per la collettività. Si tratta del finanziamento ottenuto tramite il GAC per il potenziamento dell'approdo Pescherecci di Patti Marina e del finanziamento per la ristrutturazione dei locali della ex Proloco, che è stato invece erogato dal Ministero per le attività produttive per il tramite della Sogepat. Ripeto, oggi non mi sento di dire nulla. È chiaro che un rischio purtroppo c'è. Speriamo di scongiurarlo, faremo di tutto per scongiurarlo, perché ciò determinerebbe inevitabilmente un danno per la nostra comunità, che da queste due opere aspettava un ritorno immediato in termini di investimenti e quindi di potenzialità e di possibilità di crescita anche occupazionale. Ecco, a mente serena, dato che ormai è successo, quindi, ecco, in materia, in termini proporzionali, il fatto che il bilancio si arriva proprio all'ultimo istante, ecco, in termini proporzionali, di chi è la colpa? Ecco, Guardi, appunto, cerchiamo di, perché è una cosa che si verifica quasi sempre, quindi, a me appassiona molto poco il giochino, la responsabilità è tua, no, perfetto, è mia, è sua o di ecco. quell'altro. A me ciò che interessa è la sostanza delle cose. Detto questo, è indubbio che un bilancio previsionale che arriva alla fine dell'anno è di fatto un consuntivo. Quando da programmare e da prevedere c'è abbastanza poco, questo non sfugge né al sindaco né a nessuno, ovviamente. E mi rendo conto che arrivare addirittura negli ultimi giorni dell'anno non è quello che nessuno avrebbe voluto, me compreso, che auspicavo, che ho fatto di tutto per evitare di arrivare al mese di dicembre. È innegabile però che una serie di fattori, alcuni imputabili all'amministrazione, agli uffici prevalentemente, altri assolutamente non imputabili ad alcuno, mi riferisco al cambio di sistema contabile che, ricordo, è entrato in vigore il 1 gennaio 2015.
ma a tutti gli enti locali siciliani è stato detto con legge del luglio 2015, quindi con 7 mesi di ritardo rispetto al resto d'Italia, cioè ci hanno chiesto di fare un passo indietro e di fare in 4 mesi ciò che altri hanno avuto la possibilità di fare invece in 12. Alla necessità quindi di procedere alla revisione straordinaria dei residui attivi e passivi, al consueto purtroppo ormai ritardo con il quale tanto il Ministero dell'Interno quanto la Regione Siciliana comunicano gli importi dei trasferimenti. Anzi, le do una chicca, direttore, giusto per parlare di ultimo dell'anno. Sa quando è stato comunicato l'importo esatto dei trasferimenti per investimenti che al Comune di Patti, così come agli altri 389 comuni dell'isola, la Regione ha trasferito? È stato comunicato il 31 dicembre con un decreto firmato dal dirigente del competente dipartimento regionale il 23 dicembre. Lei capisce bene che se sono legittime le lagnanze del Consiglio Comunale, se è giustificabile il malumore del Consiglio Comunale, e però in queste condizioni è veramente difficile predisporre uno strumento finanziario così importante. Del resto, non che malcomune significhi sempre mezzo gaudio, ma è una situazione generalizzata in tutti i 390 comuni della Sicilia. E se mi permette una battuta Certo. un po' più pepata, se responsabilità ci fosse stata dell'amministrazione, forse il Consiglio Comunale aveva la possibilità il 30 o il 31 di dicembre di rimediare agli errori, alle mancanze, ai ritardi della pubblica amministrazione e di intestarsi invece il risultato positivo di arrivare al 31 dicembre con il bilancio approvato, quando peraltro erano previste in bilancio delle risorse importanti in tema di investimenti che l'amministrazione aveva, come dire, non programmato, nella, disponibilità, e lasciando quindi la disponibilità al Consiglio Comunale di prevedere interventi importanti proprio per coinvolgere il Consiglio Comunale nel processo di programmazione della spesa, cosa che per la verità in parte era avvenuta. C'era un emendamento importante anche presentato da un consigliere di opposizione che andava in una direzione assolutamente condivisibile, quale quella del potenziamento del servizio idrico integrato nella nostra città. Il rammarico, direttore, e concludo, è che non soltanto c'è questo rischio di perdita dei finanziamenti, non soltanto alcuni interventi che prevedevamo di fare immediatamente saranno rinviati, ma c'è anche un ulteriore rischio, e cioè che i contributi che avevamo ottenuto dal credito sportivo per la stipula di due mutui e la realizzazione di due interventi, ritengo qualificanti, uno sull'area sportiva di pertinenza della scuola elementare Lombardo Radice, un altro per realizzare finalmente quel secondo palazzetto dello sport in contrada Catapanello, anche questi purtroppo subiranno, nella migliore delle ipotesi, uno slittamento in avanti nel tempo, nella peggiore che speriamo e faremo di tutto per scongiurare una perdita di possibilità che anche Certo. questa sarebbe grave per la A nostra città. proposito di lamentele, era questo un suo cavallo di battaglia, ovvero cercare di pagare sia i precari che i dipendenti comunali effettivi. Alla luce di questi ultimi disguidi, ritardi di pagamento, è ancora sulla stessa Guardi. lunghezza d'onda? Guardi, lo abbiamo sempre fatto con convinzione, con determinazione, fino ad ora, Certo. a quando parliamo, nel convincimento che tutti i dipendenti a tempo determinato o a tempo indeterminato sono comunque uguali, hanno pari dignità e hanno pari esigenze. È chiaro che questo modo di operare diverso rispetto a tanti altri comuni ha comportato dall'altro lato, come la coperta, Certo. classica coperta troppo corta che si tira troppo da un lato, dei ritardi nei pagamenti dei fornitori. Così come detto più volte in Consiglio Comunale, stiamo facendo e faremo assieme anche alle rappresentanze sindacali unitarie del Comune di Patti un'attenta riflessione. Se non sia più opportuno, o meglio, se non determini un danno minore per la nostra comunità, fare come fanno altri, e cioè attendere per il pagamento del personale precario i flussi di cassa provenienti dalla regione.
E colgo l'occasione per ricordare a chi ci sta seguendo che la Regione Siciliana ci deve ancora per l'anno 2015 più di 2 milioni di euro e che lo Stato, il Ministero dell'Interno, ci deve ancora per di pertinenza dell'anno 2015 più di 800 mila euro. Ecco, se noi oggi avessimo avuto o ieri avessimo avuto questi 2 milioni e 800 mila euro in cassa, non staremmo qui a parlare di ritardi nel pagamento degli stipendi, ritardo nel pagamento dei fornitori e probabilmente l'economia cittadina avrebbe una spinta in più dalla iniezione di liquidità dovuta ai pronti pagamenti da parte del comune. A parte il fatto che comunque pagare entro determinati termini è un preciso obbligo di legge che nessun comune, quantomeno da una certa latitudine in giù, purtroppo riesce a rispettare. Perfetto. Sì, altro argomento importante è accaduto proprio nei giorni scorsi, e questo lo diciamo con una battuta tipica che è poi quella del sottoscritto. Da un lato ci sono molte persone che dicono: ah, ce lo dobbiamo sopportare ancora una volta per qualche altro mese, in quanto che il Tribunale del Riesame non ha accolto la richiesta della Procura per il divieto di stare in città. Cosa può dire? È una battuta. Alla sua battuta rispondo che non ci credo che qualcuno abbia addirittura così tanto fastidio dalla mia parte, a parte tutto. Beh, Per entrare in argomento con una è una battuta. vicenda, questa che mi riguarda anche in prima persona, della quale non parlo volentieri perché sono convinto che i processi e comunque le vicende giudiziarie debbano trovare la loro normale evoluzione, non davanti alle telecamere o sui giornali, ma nelle aule di giustizia. Così come ho sempre detto, sono assolutamente fiducioso nel buon esito di questa vicenda che mi vede, mio malgrado, impegnato, perché sono assolutamente certo della bontà dei miei comportamenti. È chiaro che una richiesta di misura cautelare per chi ha sempre improntato il proprio agire alla legalità e al rispetto delle leggi, non è una cosa che fa piacere. E quindi, di converso, una conferma rispetto al provvedimento del GIP da parte del Tribunale del Riesame dà un'iniezione di serenità in più all'azione Certo. amministrativa quotidiana. Ma questa è una vicenda che, Perfetto. insomma, si evolverà e si esaurirà nelle aule di giustizia dove è giusto che se ne parli. Altro fatto, siamo sempre sulla cronaca attuale, è questa polemica che è scoppiata fra le associazioni consumatori, in primis quella consumatori siciliani guidata da Nicola Calabria, e l'esecutivo per quanto riguarda che tutta la città di Patti è stata invasa da bigliettini di pagamento delle eccedenze dell'acqua riferita al 2005-2006. Anche qui, direttore, dobbiamo Ma riportare appunto noi la la domanda questione nel giusto alveo. E allora, parliamo di eccedenza acqua per gli anni 2004, 2005 e Molti 2006. sostengono, scuso, perché sono scadute. È vero Arriviamo. prego, facciamo chiarezza. Benissimo. 2004, 2005 e 2006, che sono stati annualità che sono state richieste con raccomandata del dicembre 2010. Altra amministrazione, altro epoca storica, se vogliamo dirla così. Una parte dei cittadini, consistente, più o meno consistente, si è astenuta dall'effettuare il pagamento dovuto, ritenendo non dovute le somme richieste. Qualcuno anche agito giudizialmente presso il giudice di pace, esercitando normalmente un proprio diritto e vedendo riconosciute in molti casi le proprie ragioni. Dal 2010 al 2005, i 5 anni di prescrizione del corrispettivo, siamo stati costretti, e non avremmo potuto fare diversamente, a sollecitare
quegli utenti che non hanno effettuato, non avevano effettuato in precedenza il pagamento. Lei parlava di città inondata. Beh, sappia che su circa 8.000 utenze, quante sono quelle attive in città attualmente, i solleciti sono 1.748. Quindi non è un'inondazione. Comunque siamo lì. Non è, beh, Ma da 8.000 a 1.700 mi vabbè, sembra che comunque, c'è esatto. una certa differenza. Alla vigilia, o meglio, prima di inviare questi solleciti, è stata sollecitata l'Associazione Consumatori Siciliani perché si potesse giungere alla stessa definizione della questione che si era utilizzata, la stessa soluzione che si era utilizzata nel 2011 per l'eccedenza anni 1999-2000-2001, e vale a dire il ricalcolo degli importi dovuti escludendo quella quota di consumo effettivamente prescritta è quella riferibile al 2004, e quindi inviando agli utenti una fattura ricalcolata al netto del consumo del 2004. E di questo è stata data contezza nella stessa fattura. Per una serie di disguidi, la bozza di protocollo di intesa su cui c'era l'intesa con il presidente Calabria, che era anche stato direttamente partecipe insieme a qualcuno, ad altri componenti dell'associazione, di questo processo logico e tecnico di cui ho detto, non è stato effettivamente sottoscritto, ma nel ricalcolo delle fatture è stato tenuto conto di questa operazione su cui c'era sostanzialmente l'accordo tra le parti. È chiaro che può essere anche accaduto, e di questo me ne dolgo e chiedo scusa agli utenti, che per errore questo sollecito sia stato inviato anche a chi in effetti aveva già effettuato il pagamento. Errore deprecabile certamente, ma purtroppo possibile. Del resto, nella stessa fattura è indicata la dicitura: qualora il pagamento sia già stato Perfetto. effettuato, si prega di non tenere conto Ecco, l'unico del fatto così di pagamento. contrasto è che Calabria sostiene che non c'era nessun accordo, mentre lei dice abbiamo Non è inviato stato un sottoscritto, sotto. ma l'accordo è Allora, stato raggiunto e inviato, non per ragioni, per la verità, non neanche ben comprensibili, non si è arrivati alla materiale sottoscrizione, cioè, non è ma una bozza del all'accordo si è arrivato, protocollo, la bozza ok. è stata inviata ed è stata anche per le vie Perfetto, brevi ok. ritenuta soddisfacente per il raggiungimento dell'obiettivo, che sostanzialmente Certo. veda al di là della necessità di recuperare somme dovute dei cittadini. L'obiettivo fondamentale dell'amministrazione, di qualsiasi amministrazione e della mia amministrazione, è quello di instaurare e mantenere con il cittadino contribuente un rapporto di leale collaborazione, in forza del quale il comune eroga dei servizi e il cittadino paga per quegli stessi servizi. Ciò che non è Certo. tollerabile è certamente un comune che pretende delle somme non dovute, e ribadisco e rinnovo le scuse per gli errori eventualmente commessi dall'ufficio. Ma altrettanto non tollerabile è il comportamento di quel cittadino che usufruisce dei servizi senza pagarne il corrispettivo, Perfetto. perché arreca un danno a tutti gli altri contribuenti, che invece in maniera puntuale, magari anche con mille difficoltà, effettuano puntualmente i Perfetto, pagamenti. Sindaco. Quanto riguarda gli argomenti scottanti ed attuali, per adesso abbiamo concluso e giriamo, siamo stati alla fine dell'anno, ne è iniziato un altro. Sindaco, brevemente, ci illustri quello che ha fatto, quello che deve fare ancora in questi 5 mesi e quello che non ha potuto fare. E soprattutto poi glielo chiedo quali sono stati, ci sono stati due errori un pochettino grossi. Partiamo Comunque, da quelli, a partiamo da quelli, così Ah, dagli errori così, ci perfetto. togliamo subito Perché poi non davanti. sono errori grossi, magari errori di valutazione, come quello per Quelli. esempio in pompa magna della presentazione che arriva il cinese No, del direttore, porno, no, coreano, direttore, chiedo scusa, no, del direttore, no, coreano, direttore, nessuna pompa magna, e lei questo me ne deve dare vabbè, atto. io devo Nessuna pompa riportare le magna. domande, no, che No, le dico, domande, ma deve attenersi alla realtà, vabbè, altrimenti andiamo tutti alla certo, fantasia. Nessuna pompa magna. Si è palesata una possibilità che per Pompa magna da questo parte della territorio, stampa,
che per questo territorio potrebbe significare una svolta epocale. E allora, con molta circospezione e prudenza, lei lo ricorderà perché era Sì, vero. presente, io dissi al consiglio comunale convocato in maniera informale, in via informale, c'è questa possibilità di un investitore straniero, coreano, non coreano, o di un investitore straniero interessato a intervenire in maniera importante sul nostro territorio, riteniamo opportuno come amministrazione lasciare aperta una porta e cercare di cogliere un'opportunità. Se poi questa opportunità si concretizzerà, ne saremo tutti felici e io sono convinto ancora che la possibilità di concretizzarsi ci sia. Se questa possibilità non si concretizzerà, avremo comunque il Consiglio Comunale, l'amministrazione attiva, la città generalmente intesa, la coscienza pulita di poter dire ci abbiamo provato e non abbiamo fatto passare davanti un treno senza nemmeno Perfetto. cercare di salire in corsa. Quindi nessuna pompa Certo. magna, Vabbè. ma piuttosto un atto necessario, dovuto, che rifarei, nel tentativo di creare quelle condizioni di sviluppo che sono l'obiettivo essenziale di qualsiasi amministratore. Perfetto. Mentre l'altro, addirittura però un pochettino di più di pompa magna, perché c'è stata addirittura una conferenza stampa, conferenza al Cineteatro, anzi no, in piazza Mario Sciacca, per quanto riguarda la possibilità di costruire il liceo scientifico e nello stesso tempo gli altri uffici nel Parco Robinson. Com'è finita? Ecco, perché anche questo, perché significava veramente creare un centro al di sopra di ogni. E io sono assolutamente convinto della bontà, dell'idea progettuale e della serietà della proposta. Ancora una volta, nessuna pompa magna, ma il tentativo, attento e ragionato, non campato in aria, di riqualificare un'area centrale nella nostra città, rendendola fruibile ai cittadini in maniera ottimale. Il tentativo di dotare la città di quella infrastruttura che non soltanto i pattesi, ma Effettivamente. tutti i giovani del nostro territorio attendono esattamente da 54 anni, cioè dall'istituzione e il liceo scientifico. E guardi che per questo non c'erano fuochi di artificio o altro, c'era un atto amministrativo ben preciso, che era la presentazione di una proposta di project financing ai sensi del codice degli appalti da parte di un soggetto privato che, investendo anche delle risorse, ha prodotto un elaborato progettuale che l'amministrazione ha ritenuto meritevole di attenzione e di interesse. C'era un piano finanziario asseverato da una banca, cioè un istituto di credito che Certo. diceva: non parliamo di aria fritta, ma parliamo di un piano finanziario che nelle entrate e nelle uscite è sostenibile, sta in piedi sulle sue gambe e che poteva essere per la città un momento vero di svolta. Sono a tutti note le vicende, purtroppo non positive, che hanno interessato e riguardato quella società privata proponente di questo progetto. È chiaro che a seguito delle vicende, ribadisco, non felici da cui è Certo. stata investita quella società, di quel progetto non si è fatto nulla. Però io guarderei al bicchiere mezzo pieno, direttore, perché altrimenti diamo solo messaggi negativi e questo non va bene. A inizio anno bisogna anzi, Ecco. essere fiduciosi e guardare avanti. La vicenda del liceo scientifico l'abbiamo Certo. presa di petto e l'abbiamo sposata e portata ad una conclusione dal punto di vista amministrativo. Finora arriveremo anche alla conclusione Certo. pratica nel giro di mesi, Si parla probabilmente un annetto. che il prossimo anno i ragazzi dovrebbero andare, probabilmente, Ce la metteremo ecco. La tutta e strada però la dovete l'imprenditore. E completare, la strada la eh? Ecco, completeremo, direttore, perfetto. la completeremo. Veda, io non voglio rivendicare grandi successi a questa amministrazione, di aver realizzato chissà quali opere fantasmagoriche, però voglio rivendicare di avere aggredito tutti i problemi che erano sul tappeto da decine e decine di anni, di averli affrontati con impegno, determinazione
e ci metto pure con competenza, è di avere favorito la soluzione, se non di tutti, di gran parte di questi problemi. Del liceo scientifico abbiamo appena parlato, ma mi auguro che ci sarà modo tra un anno e mezzo, di riprendere questo dibattito con l'opera finalmente realizzata. Perfetto. Abbiamo parlato di area industriale ed area artigianale e abbiamo ottenuto dei risultati importanti, che sono l'ampliamento dell'area industriale con un finanziamento di 3.900.000 euro, che ha una ricaduta immediata sul nostro territorio. Abbiamo affrontato tutta una serie di altri problemi che credo siano stati, come dire, se non risolti, quantomeno portati avanti. Vogliamo parlare di scuole, vogliamo parlare di viabilità, vogliamo parlare di spiagge e di programmazione turistica. Io credo che di cose ne siano stati fatti, se ne sono Si è state fatte. dimenticato, ma questa è recentissima, proprio ieri si è avuta la conferma, a giorni, fra qualche settimana al massimo, il JB Faranda ritornerà ad essere nuovamente aperto ai tifosi. Prego, sindaco. Eh sì, Beh, siccome bisogna darne atto. è Era da ben 7 anni un quasi, impegno ed una quindi. promessa fatta a tutti gli sportivi pattesi, per una serie di vicende e di circostanze, il nostro impianto non aveva l'agibilità, e questo dal 2009. Abbiamo impegnato delle risorse, abbiamo usufruito della grandissima collaborazione dell'associazione che ha in gestione l'impianto La sportivo e SD Terzo la Tempo. ST di Terzo Tempo, alla quale sento di rivolgere un sentito ringraziamento per l'attività svolta, che ha consentito di mantenere in vita un impianto sportivo, direttore, che forse tra i pochissimi in erba naturale Ecco, ormai in bravo, provincia, bravo, forse si certo. contano sulle dita di una mano gli impianti in erba naturale. Naturale, E loro ci hanno messo davvero dell'oro nel mantenere sì. Certo. questo impianto in perfetta efficienza. I lavori sono stati conclusi, è stata sostanzialmente adeguata ai nuovi standard normativi la vecchia tribuna scoperta, che fungerà da tribuna ospiti, separata da quella coperta riservata invece ai tifosi locali. Adesso c'è soltanto da ottenere il via libera del Comando dei Vigili del Fuoco sul progetto complessivo, e poi convocare ed ottenere l'ok dalla commissione comunale di vigilanza, allargata al rappresentante del CONI, dopodiché gli spettatori potranno normalmente, regolarmente, assistere alle Alle partite. partite. E mi sento di preannunciare che probabilmente, quasi sicuramente, già a partire dalla primavera si potranno avere gare, incontri calcistici di assoluto rilievo, se è vero, come è vero, come dicevo prima, che la Lega Dilettanti ha questo impianto così importante, guarda con molto interesse e anche, mi permetto di dire, con un pizzico di invidia. Ecco, vado un pochettino troppo se ricordo la pista oppure l'impianto di illuminazione per le gare E notturne. quello, guardi, ecco, parliamo Appunto. dei buoni propositi dell'anno Certo. nuovo. Quello è tra i buoni propositi per l'anno Perfetto. nuovo, e cioè la possibilità di reperire le somme necessarie, ma parliamo di Sì, 250.000 euro sì. circa, per il rifacimento della pista di atletica, che purtroppo probabilmente non è stata realizzata proprio a regola d'arte, ed è stato un peccato che entro i 10 anni di garanzia nessuno se ne sia accorto e nessuno abbia fatto notare Ricorso, certo. questi vizi alla ditta esecutrice per l'operatività delle garanzie di legge. Per quanto riguarda l'impianto di illuminazione, anche qui purtroppo ci sono problemi sia tecnici che burocratici, se è vero, come è vero, che l'impianto non è collaudato e che richiede di modifiche, l'importo è sui 100.000 euro circa, per essere messo a norma e quindi in funzione. Però, ripeto, e mettiamolo tra i buoni propositi dell'anno nuovo. Alle spalle ci lasciamo le tante cose buone che abbiamo fatto Perfetto. sugli impianti sportivi. No, mi consenta di Sì, prego. ricordare, No, perché volevo dire qualche cosa che non ha mi consenta fatto. di ricordare, ma diciamo anche Ecco. le cose che abbiamo Certo, fatto, mi consenta di immagino. ricordare che abbiamo ottenuto l'agibilità per il Palaserrano, che anch'essa era scaduta.
possiamo dire, dell'intitolazione del Palasport, che non mi Sì, sembra una cosa secondaria certo, no, il gradiente Serrano. in ricordo di due indimenticati ed indimenticabili sportivi Una cosa così, patesi. come è venuta? Ma dove è finita la lapide? La lapide, sì, giusto, che ricordava l'intitolazione ad Annarita Sidosi, che era proprio sulla facciata del Gebi Faranda. Dove è finita? Non si trova più. Di questo non ho notizie, Beh, c'era una bella. non ho neanche memoria. Chiederò agli uffici Strano. comunali di C'era una bella tabella individuare intitolata una parte ad Annarita Sidosi, prima il. della sua morte, chiaramente. Questa E allora sarà cura mia è. personale di fare tutto quanto è nelle mie possibilità per recuperare questa targa ricordo ed eventualmente collocarne una nuova qualora non Certo. si dovesse trovare quella vecchia. Ma a questo punto non possiamo non Tranquillo. ricordare Annarita e non possiamo Beh, non questo è chiaro. ricordare il grande esempio che Annarita ha fornito a generazioni e generazioni di sportivi. Le confesso, tutti. Non tutti sanno che anch'io ho fatto il marciatore per poche settimane, e ricordo con quale ammirazione, tutti noi guardavamo questa ragazzina, così esile, così, minuta, con quale forza di volontà per ore e ore si sottoponeva ad allenamenti assolutamente, estenuanti. Io credo che sia doveroso per tutti ricordarla sempre e additarla soprattutto ad esempio ai giovani. Volevamo e vogliamo intitolare ad Annarita una strada, la via Messina, quella che per intenderci conduce dal casello della Venti fino a Mongiove, che era uno dei tanti vialoni che Esatto. chissà quante migliaia di volte ha percorso avanti e indietro. La prefettura di Messina, ha richiesto un'integrazione documentale perché la legge non consente di intitolare strade, vie, piazze a chi è morto da meno di 10 anni. Riteniamo che ci siano tutte le condizioni e tutti gli elementi per, ottenere la deroga di legge e poter finalmente inaugurare quanto prima una via Annarita Sidoti lungo uno dei suoi percorsi di allenamento nel litorale che va, insomma, da Mongiove a San Sì, Giorgio. o brevemente, se è possibile, ricordare una delle opere che voleva realizzare e che purtroppo non è riuscita a farla. Ma Ci sarà ce n'è qualcuna? più di una, Più di anche una, più di appunto. una. Partiamo dall'acquedotto delle frazioni che contavamo di realizzare con un mutuo della Cassa Depositi e Prestiti, che un anno fa circa non siamo riusciti ad ottenere a causa della presenza di grossi residui di altri mutui pregressi. Ma non ci siamo scoraggiati. Innanzitutto, come dicevo prima, abbiamo aggredito il problema e abbiamo prodotto un progetto definitivo che in 40 anni non era stato possibile redigere. Abbiamo chiesto e ottenuto la devoluzione di una quota di un vecchio mutuo per passare dalla progettazione definitiva a quella esecutiva. Ed è già stato incaricato un professionista esterno per redigere il progetto esecutivo. Dopodiché, con il progetto esecutivo, riproporremo l'istanza di mutuo se necessaria, procederemo a stralci con fondi del bilancio comunale. Insomma, l'impegno fondamentale sarà quello di dotare finalmente quelle frazioni, dopo troppi anni, di un'infrastruttura essenziale come l'acquedotto. Ultimissima domanda, che naturalmente facciamo sempre col botto per cercare di dare più sostanza a questa intervista. Sarà sicuramente ancora una volta un uomo solo al comando per quanto riguarda la prossima campagna elettorale, insomma, cercando di non dare troppo ascolto ai consiglieri di cui lei si circonda, come è stato accusato quest'anno e negli anni scorsi, oppure cambia, sarà un pochettino più morbido, ecco. Io sarò qua esattamente come sono e Va io bene. Ecco, l'accusa che le fanno è affronterò. questa, in sostanza, di più. Genere la possa dire soltanto chi non mi conosce o chi è in malafede. Chi ha collaborato con me, chi mi conosce, sa che mi piace ascoltare, che mi piace prendere delle decisioni ponderate dopo aver ascoltato il consiglio di tanti, però poi decidere, questo sì, questa è una
una prerogativa che rivendico con forza e con orgoglio. In campagna elettorale e nel prossimo quinquennio, qualora dovessi essere onorato e onerato del consenso dei cittadini pattesi, sarò esattamente come sono. Cercherò di coinvolgere le energie migliori che sono così numerose presenti nella nostra città perché ciascuno possa dare il proprio contributo, perché ciascuno possa sentirsi parte di una squadra, perché ciascuno possa sentirsi parte di un progetto che è partito nel 2011, che si è sviluppato ed è stato realizzato in parte e che deve, può e vuole realizzarsi e completarsi nel prossimo quinquennio. In tanti mi hanno sostenuto, aiutato, soprattutto nei momenti di difficoltà e di scoramento, e ce ne sono stati tanti, sia a livello politico-amministrativo che personale. E io a tutti questi amici che mi sono stati vicini, con cui mi sono anche confrontato aspramente a volte, che hanno sempre avuto una parola di sostegno o di rimprovero in altre occasioni, voglio dire grazie, grazie dal profondo del cuore, non perché abbiano aiutato il sottoscritto e sostenuto il sottoscritto, ma perché con il loro sacrificio e il loro disinteressato impegno hanno aiutato una città che ha bisogno di tutte le energie possibili per crescere, per creare occasioni di sviluppo, per essere ancora più bella, per essere più alla portata e a misura di tutti. Bene, che dire, la ringraziamo per essere stata nei nostri studi, nello stesso tempo ringraziamo i nostri cortesi telespettatori. Grazie ancora e buon proseguimento con i nostri programmi.